Bentornati ad un nuovo appuntamento con 7 giorni in 100 secondi. Queste le notizie più importanti della settimana. Al via il Rieti Sport Festival. Dal 7 al 16 giugno, nel cuore della città, ci sarà una maratona di eventi. Tanti VIP attesi: Tommaso Paradiso, Sinisa Mihajlovic, Maria Grazia Cucinotta, Max Giusti e Thomas Slavik. Sabato 1 giugno c'è stata la protesta dei terremotati del centro d'Italia, tra di loro anche quelli da Cumoli che dal paese in macchina sono arrivati fino al grande raccordo anulare di Roma, una carovana per accerchiare Roma e chiedere una volta di più di accelerare sulla ricostruzione post-sisma 2016. Martedì si è insediata alla divisione anticrimine della Questura Latina il primo dirigente della Polizia di Stato Francesca Federici, che succede a Giuseppe Cerni. Nella stessa giornata di martedì, Federici si è incontrata con il questore della provincia di Rieti, Antonio Mannoni. Un medico denunciato dopo aver soccorso due persone. Disavventura per il dottor Antonio Santoro, protagonista della nascita di un bambino in ambulanza sulla Salaria. Per lui, quel felice evento si è trasformato in un incubo, come dirà lui stesso a qualche giorno di distanza. Il motivo? La denuncia da parte di un agente di polizia per non aver fornito le proprie generalità. La storia integrale su rietilife.com. Un boschetto a Rocca Sinibalda dove si consumava e si spacciava droga. Lo hanno scoperto i carabinieri in una maxi operazione che ha coinvolto anche il 16° nucleo elicotteri, eroina e cocaina per 20.000 euro. Ecco cosa hanno trovato i militari dell'arma, che hanno denunciato anche un fuggitivo ritenuto responsabile di spaccio. Erano queste le notizie più importanti della settimana. Vi ricordo, come sempre, che l'appuntamento con 7 giorni in 100 secondi torna sabato prossimo.